Giallo blu volley, qui club top volley risparmio casa Sabaudia, il volto simpaticissimo del coach Giuseppe Costigliola. Buonasera coach. Buonasera, grazie del complimento. Giuseppe Costigliola, il coach, è assistente, lo ricordiamo, del coach, del primo coach Mario Milazzo. Ma qui al giallo blu, primo o secondo vuol dire poco, perché è importante il lavoro che fa il coach Mario Milazzo, ma anche importantissimo, direi, il lavoro che svolge l'assistente Giuseppe Costigliola. Sabato, la partita. Coach, ce ne parli un po'. Allora, una partita un po' altanerante nell'andamento dei vari set. Primo set abbiamo perso rocambolescamente 30-28 a causa delle nostre disattenzioni. Secondo e terzo set nettamente meritato, 25-18, 25-13, parla chiaro. L'ultimo set ce lo siamo complicati da soli, anche se abbiamo avuto l'infortunio di Cerasoli, ben sostituito da D'Addezio, anche se ha subito un ace D'Addezio, poi in attacco si è fatto trovare pronto, non ha sbagliato, e alla fine siamo riusciti a vincere 26-24. Purtroppo abbiamo perso un set anche a causa dei nostri tanti errori punto, ne abbiamo regalati 30, quindi il set, dicevo, di solito finisce a 25, quindi se regali 30 errori punto, un set come minimo lo devi perdere, contro i 24 errori punto loro. Siamo riusciti a compensare con il gran numero di punti in attacco, ne abbiamo realizzati ben 64 contro i loro 45, quindi una differenza di 20 punti. Siamo riusciti a fare 6 ace contro i loro 4 e 10 muri contro 6. Quindi nei fondamentali punto siamo andati nettamente meglio di loro, abbiamo sofferto negli errori punto e infatti alla fine avete visto abbiamo perso il primo set e vinto in maniera un po' faticosa l'ultimo 26-24. E questa è l'analisi della gara tecnico-tattica di Giuseppe Costigliola. Coach, entriamo nel dettaglio, partiamo dal capitano Stefano Schettino. Stefano Schettino è riuscito a reggere bene il campo da capitano e da palleggiatore. L'alzata in 4 la sta migliorando, l'ha migliorata rispetto alle ultime partite precedenti. Deve trovare soltanto un po' di affiatamento con il nostro opposto. Ovviamente è l'ultimo giocatore arrivato, chiaramente non c'è un'intesa perfetta, un'intesa che sicuramente si troverà e si proverà man mano che proseguiremo gli allenamenti. Infatti Salvo Roberti ha attaccato ben 56 palle, ne ha messe a terra 23, però chiaramente c'è questo problema di intesa con la palla in zona 2 e seconda linea, secondo me risolvibile. Pensate che Salvo ha messo a terra 26 palle con una percentuale al di sotto del 50%, quindi immaginate che enorme diciamo margine di miglioramento ha il nostro opposto se riesce ad affiatarsi con Stefano. E niente, in tutti i fondamentali, ripeto, è andato bene, ha sofferto soltanto un po' in difesa, quindi ha realizzato 5 punti e 3 errori. E questo è il capitano Stefano Schettino. Graziano Cerasoli. Cerasoli complessivamente 8 punti e un solo errore, quindi come efficienza positiva è stato molto alto. Ha totalizzato un 50% in attacco, in ricezione un 38% di perfette e un 61% di positive. L'unico errore che ha fatto è stato in battuta, 1 su 15 è pochissimo. Ha sofferto molto a muro, 3 errori a muro, però considerando che stava già giocando con
piccolo infortunio, complessivamente ha giocato una buona partita. Marco Corniali. Ottimo esordio nel primo set in attacco. Stava realizzando addirittura l'85% in attacco. Peccato che ha sbagliato proprio l'ultima palla del primo set. Sul 29-28 in P1 ha messo fuori un primo tempo out millimetrico. E un'invasione nel punto precedente a muro ci è costato il set, ma non solo per colpa sua, ripeto, anche per gli errori fatti in precedenza dai suoi compagni. In battuta abbastanza bene, ha totalizzato 4 punti e 2 errori. Purtroppo quei 2 errori ci sono costati il 29-28 e il 30-28. È stato un po' sfigato Marco, però in attacco è andato abbastanza bene. E quindi Salvatore Roberti. Salvatore Roberti, ragazzi, 26 punti e parlano da soli e 11 errori purtroppo. Ecco, se dobbiamo proprio analizzare l'ago nel pagliaio, e il numero degli errori è alto. Ne ha realizzati 5 in attacco e 6 in battuta. Ecco, in battuta sono tanti. Però, considerando l'affiatamento ancora non trovato con Stefano, 26 punti comunque sono tanti, si è difeso bene. Quindi immaginate quando troverà affiatamento con Stefano, è un bombardiere che potrebbe realizzare anche 30 punti in 4 set. Stiamo parlando di una potenzialità enorme. Bene, Ferenczak, Ferenczak. 10 punti e 7 errori. Chiaramente non si può pretendere di più da un giocatore come lui, anche perché lui è classe 96, si allena praticamente mai con noi, viene dalla Serie A e entra direttamente in campo senza allenarsi con noi. Quindi già l'intesa con Stefano è un'intesa, diciamo, miracolosa. E ha sofferto un po' in ricezione con il 30% di perfette e 47 di positive. In attacco se l'è cavata col 38%. In difesa è andato abbastanza bene. Peccato il numero degli errori in battuta, 4 errori. Però ripeto, si è difeso abbastanza bene nonostante che con noi si alleni praticamente quasi mai, una volta a settimana. Elio Trabona. Sì, Manca Mario Marino. Mario Mario Marino, mi Marino. scusi, l'abbiamo saltato. Mario Marino. Ragazzi, Mario Marino è stato praticamente eccezionale. Io darei un 9,5 come voto perché ha realizzato due errori soltanto in battuta. In attacco ha totalizzato un fantascientifico 100% su 10 attacchi. Cioè, ha toccato 10 palle in attacco e 10 palle le ha messe a terra. Quindi è stato il migliore in campo in assoluto. Anche a muro si sente la sua presenza, ne ha totalizzati 5 su 10, ancora una volta, la metà dei muri li sta facendo lui, come è successo la volta scorsa, ne fece 6 su 12. Quindi una prestazione mostre, direi. E infine Trabona, Elio Trabona. Elio Trabona sta migliorando partita dopo partita. Ricordiamo che prima di Natale stava soffrendo molto la ricezione sulla battuta saltoflotto, adesso sta diventando una sicurezza. Ha totalizzato un 65% di perfette e 76 positive su 26 palle, che parla da solo. Quindi un'ottima prestazione ancora di Elio. Matteo El Tanquetari. Tari è partito in panchina al primo set, poi al secondo, terzo e quarto set ha totalizzato 10 punti e, ahimè, peccato 4 errori. No, scusate, 2 errori. Però in attacco si è fatto sentire, 66% e 3 muri. Si è fatto trovare pronto e quindi è stato un'arma in più che ci ha permesso di vincere il secondo, il terzo e il quarto set. Francesco D'Addezio. D'Addezio si è trovato rocambolescamente in campo per l'infortunio di Cerasoli, se l'è cavata abbastanza bene. Peccato l'ace che ha subito, ma il battitore che gli ha causato l'ace ha centrato l'angolo in zona 5 in un punteggio sul 20, 24-23, ha realizzato il pareggio, è stato abbastanza sfigato, però in attacco non ha sbagliato e si è fatto trovare pronto. Ed infine il giovanissimo Mattia Latorre. Mattia Latorre lo utilizziamo molto nel cambio in battuta, ha fatto l'unica battuta positiva, si è fatto trovare ancora una volta pronto come è successo in tante altre partite. È stato il nostro eroe quando giocammo all'aeronautica
contro il Club Italia, fece una gran partita, si è imbattuta e poi addirittura entrò come palleggiatore al quarto set. Si fa trovare sempre pronto. Bene, Mario Milazzo. Milazzo, secondo me sta facendo i miracoli, considerando i giocatori nuovi che sono arrivati, considerando che il sabato spesso vengono giocatori che durante la settimana non si sono allenati. Sta mischiando un po' le carte, giustamente, con Marino. Mario Marino, per fortuna, è un giocatore molto eclettico, riesce ad adattarsi sia di banda sia come posto e soprattutto al centro nelle ultime due partite. Ha giocato alla grande al centro e quindi ancora una volta Mario ha azzeccato, diciamo, la scelta tattica di farlo giocare come centrale. Bene, e questa è l'analisi giallo-blu del secondo Giuseppe Costigliola, quindi come potete ben constatare un lavoro preziosissimo. Grazie coach. Grazie a voi. Il parere su di lei non glielo chiediamo, glielo daremo noi. Sicuramente eccellente. La ringrazio. Buonasera, qui giallo-blu volley, Aurelio Manfredi. Buonasera.